Oroscopo 2021 per il segno dei gemelli. Vedremo i principali transiti planetari che ho preparato per voi, che influenzeranno il 2021, quindi quali saranno le opportunità, quali saranno le sfide che i gemelli saranno chiamati ad affrontare. Tutto questo basato sull'oroscopo dell'astrologa Goldsmith. Quindi è una fonte inglese che ho tradotto per voi. Ma prima di passare ai contenuti di oggi, vi dico brevemente chi sono. Mi chiamo Isabelle Grand e nel mio canale trovate argomenti come l'enneagramma, trovate esoterismo, alchimia, benessere naturale, tutto ciò che può aiutare a risvegliare la nostra energia. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se vi piacciono i video e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche dei nuovi video. Ci sono anche gli abbonamenti, quindi la possibilità di sostenere il mio canale. Per informazioni e consulenze, la mia mail è isabel.legrand@libero.it. Bene, passiamo allora all'oroscopo dei gemelli per il 2021. Piccola premessa. Ci divertiamo a leggere l'oroscopo, siamo a fine anno o inizio anno, insomma, il periodo ideale, e però prendiamola con un po' di leggerezza perché siamo noi gli artefici del nostro destino, quindi non prendiamolo in maniera passiva, ma cerchiamo di, ecco, impegnarci, metterci del nostro per indirizzare la nostra vita laddove vogliamo. Bene, quindi Gemelli, un aspetto cruciale quest'anno sarà dato dalla quadratura tra Urano e Saturno. Urano in dodicesima casa in Toro e Saturno nella nona casa in Acquario. Questa quadratura indica la necessità di trovare un bilanciamento tra, diciamo, strutture. Saturno rappresenta le strutture, rappresenta anche l'autorità, le regole e tutte le strutture che diamo alla nostra vita. Quindi è un bilanciamento tra strutture, che comunque per vivere dobbiamo avere, e il bisogno di libertà. Soprattutto un segno come i gemelli ha bisogno di sentirsi libero, però deve un po' bilanciare questi due aspetti, quindi trovare delle strutture sane all'interno di cui poter vivere e sentirsi comunque libero, insomma. Occhio, quindi in questo caso, alle responsabilità che vi prendete prima di prendervi un impegno, fatelo con gioia, deve essere una cosa sentita, altrimenti ve ne pentirete. Ecco, poi vediamo Marte. Dal 7 di gennaio, che cosa ci suggerisce? Avremo Marte in settima casa vicino ad Urano e la dodicesima casa è quella, diciamo, del mondo nascosto, un po' dell'occulto, dell'intangibile. Marte porta energia, quindi diciamo ci sarà un bisogno di coltivare questo aspetto, magari dedicandosi anche a qualche disciplina, perché no, come l'astrologia o qualche altra disciplina di questo genere, conoscere un interesse per l'esoterismo. Comunque metterete energia in questa parte più nascosta. Poi torniamo al discorso del quadrato di cui dicevo prima tra Urano e Saturno, che durerà praticamente tutto l'anno, soprattutto tra febbraio e luglio, ma interesserà praticamente tutto l'arco dell'anno. Allora, questo quadrato, ci suggerisce anche di sviluppare, dei talenti, talenti che magari avevate in passato, qualche, diciamo, qualcosa a cui eravate dediti nel passato, che poi avete accantonato, allora questo ora potete recuperarlo e portare più significato alla vostra vita. Per esempio, per capire anche che
che cosa, a cosa volete dedicarvi davvero, potete scrivere su un quaderno quali sono i vostri tre valori più importanti nella vita e poi fare una vostra riflessione per capire come volete strutturare la vostra vita. Poi un altro aspetto che vi interessa è che il 15 maggio abbiamo Giove in decima casa insieme a Nettuno, quindi Giove qua è disegnato nella nona casa, si sposta nella decima e diciamo che Giove ci dice volete trovare la tua vocazione e quindi Giove darà una mano a trovare la vostra vocazione, capire che cosa siete a fare qui nel mondo, può riguardare la vostra carriera, il vostro lavoro dei sogni, perché la decima casa rappresenta, un po' la vita pubblica, lo status sociale, la carriera e, in questo caso ecco la carriera dei sogni, quella che è però la vostra vocazione. Quindi impegnatevi su questo fronte a chiarire le idee e poi agite. Poi abbiamo una serie di eclissi che influenzeranno questo 2021. Iniziamo il 29 maggio con un'eclissi di luna nella settima casa, che è un'opportunità o per cambiare la prospettiva di una relazione, e, o per cambiare proprio relazione, magari iniziarne una nuova, però può anche trattarsi di un nuovo modo di vivere la relazione. Questa allora, 29 maggio, in settima casa non l'ho disegnata, poi abbiamo il 10 giugno un'eclissi di sole in prima casa. Ecco, questa è molto importante perché riguarda una rinascita di voi stessi. La prima casa è la casa che ci dice io sono, chi sono, è la casa dello sviluppo personale, è la casa di come noi esteriorizziamo anche chi siamo. E quindi questa eclissi vi dice che dovete proprio portare una nuova luce su chi siete voi veramente. È anche, diciamo, è proprio una rinascita di voi, quasi un ringiovanimento, quindi un'energia molto potente, molto forte da sfruttare. Poi abbiamo il 19 novembre un'eclissi di luna in dodicesima casa. E quindi torniamo ancora alla dodicesima casa, quella dell'occulto che abbiamo visto prima. Per cui consigliabile passare dei momenti in pace da soli, dei momenti diciamo meditativi per andare proprio nel profondo di noi stessi e sviluppare appunto questa tendenza verso anche qualche interesse magico, occulto, astrologico, eccetera. Infine, ultima eclissi, il 4 dicembre, un'eclissi di sole nella settima casa, quindi la settima non l'ho disegnata, comunque qui la potete vedere, è la casa delle relazioni, quindi ancora si tratta o di una nuova relazione o di un rinnovamento di quella esistente, un rinnovamento che può essere magari andare a convivere, sposarsi, comunque cambiare qualcosa, modalità nella vostra relazione. Bene, questi erano gli aspetti salienti del 2021 e quindi vi mando un caro saluto. Fatemi sapere come andrà poi questo 2021 e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Un saluto a tutti!